Buongiorno a tutti, oggi prepariamo un sughetto super veloce e adatto a tutti, soprattutto ai bambini. Potete scegliere il formato di pasta che preferite, io ho scelto gli spaghettini, ma va benissimo anche la pasta corta. Poi ci vorrà dell'olio extravergine d'oliva, l'aglio, se i bambini non sono troppo piccoli, un pezzettino di peperoncino, dei pomodorini anche colorati, gialli e rossi, e del basilico. Ma la regina di questo sughetto è la sogliola, che io ho già fatto sfilettare dal pescivendolo. Iniziamo a tagliare la sogliola a tocchettini. E adesso tagliamo i pomodorini in quarti. Iniziamo a soffriggere lo spicchio d'aglio con un pochino di peperoncino. Uniamo la sogliola e lasciamo cuocere qualche minuto. Nel frattempo ho messo l'acqua della pasta a cuocere e tolgo l'aglio. Quando la sogliola cambia colore, uniamo i nostri pomodorini. Regoliamo di sale e facciamo cuocere 2-3 minuti. Buttiamo gli spaghetti. Ho scolato gli spaghetti e li faccio saltare in padella col sughetto. Facile, veloce e saporita ed è praticamente un piatto unico, perfetta da un punto di vista nutrizionale.